Allora ragazzi, oggi va così, una ricettina veloce veloce, che poi non è una ricettina, in realtà è un mio consiglio per fare un piattino succulento, bello, di quelli ignoranti, di quelli grezzi, di quelli che parlano dialetto, che non parlano italiano puro. E allora oggi andiamo a fare patate in padella, rosolate con cipolla, insieme alla buccia, guardate. Voi prendete qualche patata, poi a scelta vostra quanti siete, quante ne volete mangiare. Una volta pulite bene sotto l'acqua corrente, lasciate la buccia, le patate e le fate a rondelline. Non le fate troppo spesse, se no è difficile cuocere. Le fate 5-6 mm l'una. Intanto in una padella con l'olio extravergine d'oliva mettete a rosolare una bella cipolletta di quelle bianche, non esageratamente grande. Poi voi a gusto vostro, se voi volete mangiare 20 cipolle, mangiateci 20 cipolle. Mettete a rosolare questa cipolletta bianca e poi mettete le patate perché hanno una cottura abbastanza lunga. Una volta messe le patate, gli date una girata giusto per farle unge d'olio, gli date una bella stesa e poi andiamo a fare il classico che sarebbe una bella grattugiata di pepe nero, grattugiata al momento, rosmarino e sale. Non esagerate troppo col sale perché poi il secondo ingrediente che andremo a vedere più tardi gli darà sapore. Raga, io a sto punto copro col coperchio di solito perché faccio cucinare un pochettino pure che crea un po' di vapore perché la patata è un pochettino, capito? Se no rischiamo che rimane troppo cruda. Però a sto punto peperoncino calabrese ci sta tutto, quindi ne prendiamo uno che è bello disidratato, bello secco, sentite? E ne andiamo a buttare dentro. Oh, mi raccomando, quando spezzate il peperoncino che emani, perché poi il peperoncino lo facciamo in 4-5 pezzettini che emani andiamo a spezzare, che si fa scroc scroc scroc, fate sempre, mi raccomando, quello che faccio io. Scordatevi che avete toccato il peperoncino e strofinatevi l'occhio. Puntuale, non ne sgarro una, ogni volta che uso il peperoncino, tac, mi tocco l'occhio. Oh, sono fatto così, che ci volete fare, che c'è? Dopo è il momento di metterci 5 salsiccette calabresi, mo le vedete un po' chiare, ma è questione di cellulare. In realtà sono quelle rosse fatte col pepazzo, cioè sarebbe la paprika, in questo caso però dolce, quindi paprika dolce, pepazzo dolce. Queste salsicce sono fatte da un mio amico, Saverio, che fa il macellaio, Saverio Bellizzi di Castrovillari. Sta amico mio, no, non lo posso dire perché sennò metto annunci commerciali nel video e non lo posso fare. Lo trovate in un supermercato della zona a Castrovillari, qui a Castrovillari, qui, capito? Qui. Andate là, andate pure a nome mio, a carne buona, la salsiccia è spettacolare. Voglio, la salsiccia è spettacolare, non ci posso fare niente. Io sono amante delle salsicce bianche alla romana, però questa qui è proprio buona. Oh, il consiglio mio è di non mettere intere salsicce, poi a gusto. Io solitamente che faccio? Prendo le salsicce e faccio tre pezzi, ogni salsiccia la divido in tre. In questo modo non solo si cuoce meglio, perché ricordatevi che l'abbiamo messo insieme alle patate e non le stiamo facendo al forno, le stiamo facendo in padella. Potrebbero toccare e non toccare il fondo di cottura. Tu dici, ma allora cuocilo a parte? No, io voglio cuocere insieme le patate, se deve amalgamare il grasso delle salsicce insieme alla patata, mi piace così. Io la faccio a pezzi, faccio pezzettini di 3 centimetri, dipende poi. Se cuoce meglio, non tolgo la pelle, la tolgo dopo quando è finita la cottura. E venga nel bacio, ma la salsiccia non deve essere secca, 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 perché sennò te mangi il sugo. La salsiccia deve essere succulenta, deve buttare via il grasso di troppo, però deve essere succulenta. Ricordatevi che l'olio che avete messo, l'olio extravergine d'oliva, all'interno delle patate, quello viene assorbito dalle patate. Lascia perdere che mo sta facendo il vapore acqueo perché ci ho messo il coperchio, ma quando andiamo a togliere il coperchio, nell'arco di un minuto si è asciugata la patata, si assorbe tutto l'olio, quindi il grasso della salsiccia va a riungere tutto quanto. E poi questo è un piatto dietetico, un piatto per dimagrire. Io vi garantisco che riuscirete a perdere anche 10 kg in 20 anni. Un'altra cosa che ci potete mettere o non mettere, quello è tutto a gusto vostro, a noi ci piace, quindi ce la mettiamo. Però
alleggerisce il sapore forte della salsiccia e della patata, quindi se siete amanti dei gusti strong, io sono per i gusti strong, però mi piace pure il gusto un pochettino più esotico. Noi siamo abituati a mettere la curcuma in molti dei nostri piatti, ci piace il retrogusto agrodolce un po' esotico che dà la curcuma, tra l'altro fa pure bene. Ovviamente non ho la curcuma fresca, userò questa qua in polvere, chi se ne frega, però è buono, dà quel giallognolo nel cucinato e oh, se invece piace, se non invece piace, non ce la mettete. Questa non è una ricetta, questo è un video consiglio. Ecco qua, una volta che abbiamo spezzettata la salsiccia, andiamo a dare una giratina, giusto per, mo con la mano non ci riesco bene, comunque avete capito, no? E dopo rimettete il coperchio. A sto punto è solo un ingrediente quello che manca, ma sempre a gusto vostro. Io in questo caso non ci ometto perché c'ho un'altra idea, però se voi non ci mettete la curcuma, per esempio, una spruzzatina di vino bianco. Oh, ma una spruzzatina, però mi raccomando, il vino quello buono, non prendete il vino dell'MD, il vino del discount, sennò fa schifo, che ci mettete a fare? Metteteci un goccettino di vino buono e poi ci mettete, se ci avete i rametti, io preferisco, ma non l'ho trovato, ho preso questi qui nel barattoletto, se ci avete due o tre rametti di rosmarino, buttateceli dentro interi, e rosmarino è una cosa che, mamma mia, quanto è buona. Eh sì, wow. Quando poi sarà tutto pronto, mi raccomando, sempre questa, sempre de marca, sempre buona. Vi copro la marca, ma tanto la capite dal volo appena la vedete. Metteteci un po' di glassa di quella gastronomica, d'aceto balsamico, di quella buona. Non vi dico la marca, però è buona. Avete letto la prima sigla? Avete letto la prima lettera? Ecco, quella è buona. È sempre a gusto mio, eh! Mi raccomando, volete provare? O provate? Non volete provare? Non provate? Noi mangiamo questo a pranzo, voi non lo so. Questo video io lo concludo così, non vi faccio vedere il piatto finito. Voi dite, ma perché mi fa vedere il piatto finito? Perché così sto video ve lo carico adesso. Ve lo carico adesso e magari vi viene l'ispirazione, dicevo, oh, sai che c'è? Mo' a pranzo, mo' faccio pure io. E quindi vi mando prima che io finisca di cucinare, proprio così, eh? Tamblè in diretta, guardate, sta ancora là, sta ancora sul fuoco. E allora andiamo tutti in cucina, patate che è a buccia, tagliate a dischetti, salsiccia dolce o piccante a gusto vostro, un po' di curcuma, sale, pepe, rosmarino, ovviamente l'olio extravergine d'oliva, quello buono, se avete qualche amico come ce l'ho io che lo fa in casa, fatevelo fa, pagatelo quello che dovete pagare, mi raccomando, sotto i 10 euro non vale un cazzo, e quello è quello che vi consiglio oggi io. Buon appetito, buon appetito. Ciao!